Sta arrivando? Villa Faraldi, eravamo nel 1986, Villa Faraldi, giovani. Beh, c'è da dire che era un tipo a quel tempo, eh. Quell'allestimento l'hanno detto andando da Merola. E
detto io no, quanto sanno i Pink Floyd che l'americana la voglio più grande. E così prendendo quell'americana manovella che non ricordo ancora. E voglio anche il Revo. E il Revox, e il Revox 1, il Revox 2, il Mixer Luci 2, il Mixer Luci 3, e gli occhi di bue, e che occhi di bue, e che belli occhi di bue, e che belli occhi di bue, e che scale, di scale ne abbiamo fatte. Questa l'ho messa storta perché mi piaceva così. E che scale, e monta, e smonta, e monta e rimonta, e ricordo un grande amico Enzo Di Cicco che ricordo qui con voi. Ha chiamato prima. Che ha abitato fili e controfili, ma quando diceva c'ho 40.000 watt a disposizione, era il sogno della mia vita. E quando le luci si accendevano diceva, anche stanotte abbiamo fatto un miracolo, hai capito? Guarda qua, guarda il bacio che dovrà aiutare. Guarda Gambino, era ancora innamorato, eh. Sì. E che amore, scatenò. Una tempesta. Bella, mi trova. Ecco, questo non l'avevo mai visto. Abbiamo risparmiato. No, è così. Sì. Ma chi sei? Era un po' corto sto frate. Sai, abbiamo risparmiato un po' di gente. Che bravo. Guarda che roba lì. E anche a colore, anche a colore. Lì vediamo, guarda, guarda un attimo se si vede anche lo sponsor, per favore. Ma non ha pagato per questa trasmissione. Ah beh, allora è tutto. E qui siamo a Ventimigliana, ragazzi, un momento indimenticabile, assolutamente. E anche lì la bellezza era stata quella di prendere. Quello era il forza di città della Fogliarini, se incontra. Questo è bellissimo. Lì era grandioso. Abbiamo incendiato Ventimiglia Alta dalla parte di San Michele. Grazie. Prendeva corpo. E la dopo pacco per c'erano delle larve quella sera, ti ricordi, che diventavano poi automi, che erano assolutamente belli. Guarda gli automi! Abbiamo compiuto uno strage di rotoli di domopac. Ecco le maschere. Qualche ripetizione avete pazienza, quale croce? Quale croce? Prima è finita, ma secondo me. Prima. Ale. Prima è stata finita. Qui stasera Carlo doveva cantare questa canzone qua. Carlo. Questo non l'avevo mai visto. La mia sembra comica. Non l'avevo mai visto. Era una malecrona.
Il pubblico più indisciplinato che io abbia mai incontrato nelle vite. Eh? È basso? Devo parlare più forte? Sveglio tutti? Sì! Vabbè, intanto volevo dirvi grazie. Grazie con la G maiuscola, grazie con la G maiuscola, perché mi ha fregato anche questa sera, io non me l'aspettavo. Era un sogno che inseguivo da alcuni anni. E penso che qui nasca un percorso che è quello che vi impegnerà ognuno di voi a cercare un minuto, il vostro minuto che sarete chiamati ad interpretare la prossima volta. Quindi ognuno di voi verrà con quello che sarà il suo personaggio, il suo cuore, che in qualche modo gli andrà di esprimere e di interpretare. È una cosa che mi interessa molto, perché io ce l'ho già questo personaggio da portare. Un minuto di intensità. Ci siamo lasciati sulle scene nell'87. Vi ricordo ancora accanto a me, intorno a me, in un momento molto importante della mia vita, che era un po' alla fine della nostra tournée estiva, e che mi vedeva intorno a mio padre che ci aveva lasciato. E voi eravate venuti a condividere quel momento. Poi da lì sono cambiate molte cose, ognuno ha seguito molti percorsi e stasera ci siamo moltiplicati, per cui le essenze si sono molto diffuse. Siamo stati molto creativi, abbiamo dato un nostro contributo all'evoluzione di questo mondo, speriamo nel bene e non nel male, ma vedo che i sorrisi semplificati in questo modo da Susi sono emblematici, perché noi abbiamo sempre cercato, e grazie alle essenze diffuse, ognuno di noi, da Fogliarini a Sandro, a chi ha avuto la fortuna di farne parte, anche Lorenzo a Imperia, me lo ricordo, aveva neanche forse 5 anni, ma ci fu anche lui, ha avuto la possibilità di esprimere il meglio di sé e di sottolineare ogni aspetto positivo che gli veniva dato modo di esprimere e di condividere con gli altri. E Piero è stato un grande esempio di fiducia, perché ha avuto a suo modo la sensibilità di capire che poteva dare delle opportunità, così come ognuno di noi nel suo ambito, dal mettere i fili, da fissare le spine o schiacciare tasti o mettere su i camion, perché si sono caricati e si caricavano e si scaricavano, ha dato un grandissimo contributo che ha permesso poi ai nostri più espressivi interpreti di lasciare delle tracce indelebili. E non abbiamo mai ripetuto nello stesso posto, e dovunque siamo andati ci siamo adattati, abbiamo improvvisato, abbiamo in qualche modo cercato di adattarci ai luoghi. Bacio è stato il nostro, direi, interprete, che abbiamo considerato il nostro
la nostra punta di diamante, perché dove è andato Baccio? Eccolo là. E la cosa bella di quella grande esperienza è che mi ha dato modo di capire che non era un'esperienza tra amici soltanto così di cortile, ma era un'esperienza che era da Ventimiglia a Diano Marina, quindi era un'esperienza di provincia. E ricordo una grandissima, bellissima sfida, quando, avendo appena cominciato e stavamo facendo le prove per andare a interpretare da questo grande padre, prete, che ci diede fiducia a sua volta, a Valle Crosia, lì ci venne la voglia di dire: ma perché non andiamo nell'unico teatro che sta da queste parti, che è il teatro Palazzo del Parco di Bordighera? E qualcuno di voi andò dall'allora sindaco, che era una signora molto illuminata, e vi ricordo che disse: sì, ci vogliono 500.000 lire di deposito e 500.000 lire di affitto. E lì venne fuori il fatto: ma come, qua giovani che studiano, che gente che non lavora, devono pagare un milione, avere un milione di liquidi? E io, che ero l'unico che lavorava probabilmente in quel momento, allora mi sentii in qualche modo responsabilizzato a dire: no ragazzi, qui allora questa volta non ce la facciamo, ma ci torneremo e ci pagheranno per tornarci. E la grande sfida fu quella, che poi tornammo 2 anni dopo al Palazzo del Parco, chiudemmo probabilmente dopo con quella replica al Palazzo del Parco, e la provincia ci pagò e ci permise di restituire in qualche modo allo sponsor quello che aveva in molto tempo anticipato. E fu un grande onore, perché chiudemmo il bilancio alla pari, e questo chiudemmo anche con una grande dignità, perché ognuno ebbe modo di avere la possibilità di vedere dimostrato che forse provandoci insieme si può arrivare da qualche parte. Io ho avuto una grandissima esperienza, perché mi avete dato moltissimo, ho cercato di dare quello che ho potuto, da lì poi siamo partiti, e ricordo che arrivare in giro poi per il mondo vi ho sempre portato con me, perché in qualche maniera a Londra prima, a Roma dopo, Roma, Londra, New York e poi di nuovo, insomma, il lavoro mi ha portato a dover esercitare anche delle violenze su me stesso, che erano molto legate alla mia timidezza. Per cui portare con me l'esperienza delle essenze diffuse è stato molto determinante per non far brutta figura anche al nostro paese. In qualche modo vi ho portato in giro, e quindi ancora l'altra settimana, quando vi ho detto, vi ho ricordato presentando agli americani Arturo Bracchetti, in quella presentazione di Arturo Bracchetti c'eravate un po' anche voi, perché poi Arturo Bracchetti era in qualche modo un, non dico un modello, ma un punto di riferimento. Come mi ricordo, allora andammo a vedere i Pigeon Drop, ve li ricordate? E poi i Momix, e poi questa grandissima sensibilità di mettere ognuno il meglio che aveva a disposizione degli altri. Io mi ricordo quando con Rudy ci trovavamo a casa di Enrico a bere, guarda, e gli diceva: ma abbiamo sta scena, ma e che musica ci mettiamo? Mi piacerebbero i tamburi. Ma che tamburi ci mettiamo? E lui arrivava: questi? E tiro fuori 2 tamburi, e non c'erano ancora tutti questi, hai capito? YouTube, UT, online, su, YouTube. E quindi la bellezza era questo fatto che ognuno metteva la sensibilità che aveva a disposizione. E quella notte magica di Ventimiglia Alta, con quei tamburi che hanno fatto verticalizzare le 2 scimmie che diventano uomini e che si abbracciano in quella stretta di mani, sono state mitiche, perché quei tamburi crescendo, che sicuramente erano stati suonati da altri, però noi li avevamo abbinati come Peter Gabriel e come tanti altri, come Birdland, che ho portato con me molte altre volte a richiamo delle chiusure che facevamo con Birdland a Perinaldo prima, a Villa Faraldi poi, e tanti altri posti. Quindi direi che, insomma, ci manca questa sera Mauro, ma lo portiamo, perché Mauro comunque è stato uno dei primi contatti. Io ricordo che sono venuto con voi semplicemente perché la Cinzia Callegari aveva sentito, visto che lavorava con me d'estate all'Enit, serviva una voce in sottofondo, e disse: ma io una voce forse ce l'ho, bisogna vedere se lui in qualche modo ne... E io, che ero molto esibizionista già allora, perché quando mi diceva che c'era una bella voce, dico: beh, meglio di niente, almeno la voce, dico: beh, da dietro così almeno non mi si vede, e sono la mia timidezza la riservo, però sai, almeno fare
qualche cosa, poi di lì è venuto quel cilindro, è venuto il collo, è venuto il fumo, la macchina del fumo. Vi voglio solo dire questo, che un amico caro 10 anni fa a New York per il mio compleanno mi regalò una macchina del fumo. e questa è stata una cosa molto bella, per cui direi che vi ho sempre portati con me, e questo fatto delle essenze diffuse si sono diffuse molto. Voi vi siete diffusi, ci siamo diffusi, ma ci siamo incontrati, le diffusioni di queste energie. La bellezza di questa esperienza è sempre stata una grandissima energia positiva, perché nella sintesi del sorriso di Susi, hai capito, e di quella grandissimo entusiasmo, nonostante quello che la vita ci ha riservato, che Alessandra continua a conservare, e la bellezza è stata quella di sentirmi cercare, non molto tempo fa, da Alessandra, perché mi voleva dire che aveva fatto qualche cosa di bello, o comunque per lei di molto importante, sapere che lei ci teneva a condividerlo con me era una cosa molto, molto importante, mi ha fatto veramente grande piacere. Per cui, in questo, visto che stasera non siamo solo noi a vivere di memoria, memories, ma abbiamo il futuro che ci circonda, e quindi ci sono tantissimi, vorrei semplicemente trasmettere loro questo bellissimo messaggio, che è un messaggio di essere positivi, di essere insieme e di condividere le cose più belle che uno può dare all'altro.